Salve, sono Urbano della Sani Moreno con Svaghe Auto di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa Volkswagen Tiguan ed è un 2000 di cilindrata, turbo diesel, 190 cavalli, quindi uno dei motori migliori che possiamo avere sulla Tiguan, allestimento Sport R-Line, quindi con allestimento esterno, come potete vedere, sportivo. È dell'anno 2017 ed appartenuta ad un solo proprietario che tra l'altro ha fatto anche tutta la sua manutenzione e vedremo più avanti nel video. Intanto andiamo anche a vedere l'allestimento esterno, com'è esternamente, visivamente. Di questo bel colore bianco, pastello, e come potete vedere è ancora molto molto bello e brillante. Non ci sono tra l'altro sulla carrozzeria ammaccature, non ci sono graffi, quindi visivamente, esternamente la macchina è veramente molto bella. Come particolarità di rifiniture troviamo anche il suo listellino con la scritta R-Line, il listellino anche della 4Motion, perché questa vettura è un 4 ruote motrici con cambio automatico DSG e lo vedremo quando andiamo all'interno della nostra auto. Vetri scuri nella zona posteriore, abbinati sempre ai listelli cromati giro vetro, ai mancorrenti sopra il tetto cromati, ai listelli cromati sotto porta. Griglia anteriore completamente cromata, listelli sempre di cromatura nel paraurti anteriore e naturalmente anche nel posteriore. I paraurti sono tra l'altro di disegno, come potete vedere, sportivi con queste prese d'aria. Abbiamo anche, a parte fendinebbia, sensori di parcheggio anteriori e sensori di parcheggio posteriori. Cerchio lega originale grigio scuro da 19 pollici. Luce diurne a LED e i fari anabbaglianti e abbaglianti sempre tutte e due a LED, quindi è un full LED anteriore, sempre fanalini posteriori sempre con i LED. E adesso siamo all'interno della nostra vettura e andiamo a vedere com'è visivamente e poi le dotazioni tecniche. Visivamente eccolo qua, cruscotto e pannelli laterali. I pannelli laterali sono veramente anche questi molto belli, non ci sono graffi, non ci sono usure, nemmeno nelle parti in plastica e nemmeno sulle parti verniciate. Come molto bello anche il cruscotto, anche qui nessun graffio, nessuna usura, le plastiche sono sempre belle lucide, i listelli sempre belli lucidi, come bella anche la console centrale. E partiamo a vedere anche a livello tecnico. Partiamo dal suo bracciolo regolabile in altezza, vano porta oggetti, console centrale dove troviamo leva del cambio automatico DSG con tutte le sue posizioni, interruttore dei sensori per vedere sul display la distanza che abbiamo dai nostri ostacoli, freno a mano elettronico con l'interruttore dell'aiuto al freno a mano. Dopodiché abbiamo un altro interruttore, siccome abbiamo detto che questa vettura è un 4 ruote motrici, abbiamo l'interruttore per modificare il tiro motore, quindi modifichiamo la centralina a seconda del fondo stradale che troviamo e ritroviamo il tutto sul display centrale. Guardate qua, è veramente uno spettacolo. Quindi io posso scegliere in base al percorso, in base al fondo stradale che abbiamo, il tiro motore della nostra auto.
troviamo poi il climatizzatore automatico, in questo caso è un tre zone, due zone anteriori, quindi una destra, una sinistra, e zona posteriore, dove anche lì posso modificare la temperatura, quindi io metto la temperatura che più desidero. Il display centrale sul cruscotto, dove abbiamo anche qui il menu completo, trovo l'autoradio, trovo il Bluetooth, trovo il navigatore, trovo l'app Connect, andiamo a vederne uno per uno. Autoradio, naturalmente memorizzo le mie stazioni e con un semplice tocco posso andarle a ricercare. Il Bluetooth, quindi abbino il mio cellulare per fare e ricevere le telefonate. Il navigatore, il suo originale. L'app Connect, quindi Android Auto oppure Apple CarPlay. Abbino ancora il mio cellulare e ho ancora più funzioni abbinate con la mia vettura. Display del computerino di bordo. E poi ci sono ancora varie personalizzazioni, tipo l'assistenza alla guida. Abbiamo il regolatore di velocità adattivo. Abbiamo gli interruttori qui sulla sinistra del nostro volante di guida, dove abbiamo la possibilità di memorizzare la nostra velocità e con il pulsantino centrale posso anche memorizzare la distanza. Vedete, posso modificare la distanza che voglio tenere dalla vettura che mi precede. Abbiamo anche il mantenimento di corsia, che è questa stradina arancione, ed entra in funzione a 60 km orari, diventa infatti verde e quindi ho il mantenimento di corsia, l'aiuto al mantenimento di corsia. I chilometri sono 138.850. Con ultima manutenzione fatta a 125.000 km. Quindi, come ho detto, una vettura sempre molto molto controllata sotto il profilo meccanico. Sulla sinistra abbiamo anche l'interruttore per la regolazione elettrica dei nostri specchietti esterni, con la funzione anche di chiusura e apertura elettrica. E andiamo a vedere anche la nostra tappezzeria, che è composta da tre parti: misto pelle, alcantara e tessuto centrale, con il logo R-Line. La nostra tappezzeria è anche veramente molto bella, infatti non ci sono strappi nel tessuto, non ci sono usure, non ci sono buchi di sigarette. Lo rimarco perché è molto importante questa cosa, perché il precedente proprietario non fumava, quindi all'interno la macchina, ecco, non ha cattivi odori. Poi, come il nostro solito, è stata lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica. Infatti, quando entriamo dentro l'abitacolo della nostra vettura, è molto molto bella e quindi molto accogliente. Abbiamo poi, tra l'altro, nella zona posteriore anche i tavolinetti a scomparsa, quindi se abbiamo i nostri figli per fargli accappoggiare delle cose, molto comoda quindi per la famiglia, e il bracciolo a scomparsa centrale, dove possiamo mettere un bicchiere, una bottiglina d'acqua, quindi adattissima per i lunghi viaggi. Un'altra particolarità di questa vettura è il tessuto di rivestimento del tetto interno, il cosiddetto cielo, colore nero, quindi molto molto sportivo anche questo. Bagagliaio veramente molto ampio, pulito perché ha avuto la stessa lavorazione a vapore dell'abitacolo anteriore, con la possibilità dei sedili sdoppiati per aumentare il vano di carico, mentre sotto il nostro
fianalino troviamo il ruotino di scorta con tutta la sua attrezzatura. Vano motore, anche questo molto bello da vedere, intanto pulito, con tutti i suoi componenti al loro posto, a partire dalle plastiche superiori, batteria, livelli, centraline, tubi in gomma, tutto al loro posto, perché quando alle vetture gli viene fatta la manutenzione vengono comunque controllate. Poi, prima di essere messe in vendita, vengono ulteriormente controllate presso il nostro service Volkswagen, come seguendo una nostra checklist multicontrollo interna, e sono dei punti specifici che vengono controllati uno per uno affinché venga consegnata la vettura conforme e quindi completamente funzionante. Dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia assicurativa come prescrive la legge, con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi, possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che vi saranno naturalmente spiegati in serie. A questo punto salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada. E adesso siamo all'interno della nostra vettura. Analizziamo proprio quanti più aspetti possibili. Intanto posizione di guida. Bella, rialzata, comoda perché abbiamo questo bel sedile largo che ci entriamo proprio perfettamente all'interno, e con questi riporti più alti non andiamo nemmeno a dondolare nelle curve. Poi analizziamo anche il cambio di ESG, ottimo nel suo funzionamento, perché naturalmente le partenze sono soffici e le cambiate sono molto molto soffici. Assetto stradale anche questo buono, perché la vettura va dritta su strada, volante dritto, non ci sono poi tra l'altro assolutamente vibrazioni sulle ruote, scatola di sterzo precisa senza nessun tipo di gioco, quindi guidabilità veramente ottima. Come ottima l'insonorizzazione del nostro abitacolo, silenziosissimo, non ci sono scigolii, vibrazioni, assolutamente niente, nemmeno quando andiamo a cercare le buche sulle nostre strade, che ci sono, sentiamo sì il lavoro delle sospensioni, ma l'abitacolo risulta sempre molto molto silenzioso. La vettura è completamente funzionante e poi è molto comoda, perché come vi ho fatto vedere, con un semplice tocco possiamo modificare le nostre funzioni e trovare quello che noi vogliamo, come il climatizzatore automatico, come sul volante che troviamo tutti gli interruttori per l'autoradio, per il telefono, per il cruise control adattivo, come vi abbiamo già fatto vedere, abbiamo le levettine del cambio per avere il cambio manuale, per aumentare e diminuire le marce. E poi vi torno a dire, con questo motore 140 kW, quindi 190 cavalli, 4 ruote motrici, sicurezza estrema nella guida su strada, anche quando abbiamo il fondo stradale sdrucciolevole, quando piove, quando abbiamo eventualmente la neve. Ci possiamo adattare a tutti i fondi stradali, perché abbiamo anche, come abbiamo già visto, l'interruttore per modificare il tiro motore. La macchina è spaziosissima, adatta per la famiglia, molto molto scorrevole su strada, sia per i viaggi lunghi, e molto adatta anche nel ciclo urbano, perché è veramente maneggevole nella guida, molto morbida, e ripeto, la visibilità è ottima. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. A questo punto vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it, dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo, e seguiteci sui social
Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fucecchi. Questa Tiguan Sport Reline è già disponibile presso il nostro punto vendita, quindi vi invitiamo già a venire a vederla e, perché no, a provarla su strada, oppure telefonate ai nostri numeri, vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Vi ringrazio per l'attenzione e, come diciamo sempre, alla prossima vettura!